Sportivi in visione sugli schermi di Canale 3 Toscana, un cordiale saluto da Stefano Bonci in occasione della gara valevole come posticipo dell'ottava giornata del campionato di NB, girone di ritorno tra Kotsubit Virtus Siena, la super favorita del girone, l'Akbar Ravenna in testa alla classifica con al proprio attivo solo una sconfitta subita in questo campionato fino a questo momento. Gara importantissima per la Kotsubit Virtus Siena, che deve assolutamente vincerla per continuare a sperare nell'ammissione tra le prime 8 squadre che andranno a disputarsi dopo la regular season i playoff per la promozione al campionato di NA del prossimo anno. La Kotsubit Virtus è reduce dalla bella vittoria ottenuta in trasferta sabato scorso sull'ostico campo dell'Enegan Firenze nel derby che ha visto la formazione di Pensosi prevalere per 10 punti al termine della bellissima partita magistralmente interpretata da tutto il team virtusino. I Vitetti stanno schierandosi al centro del rettangolo di gioco agli ordini degli arbitri, che sono Michele Canazza di Solesino e Alessandro Vantini di Verona. Il quintetto virtusino vede Andrea Holli, Gerlando Imbrò, Filippo Alessandri, Capitan Bianchi e Thomas Demin. Il quintetto dell'Akmar Ravenna vede con il numero 6 Pensierini, poi abbiamo con il numero 10 Rivali, numero 11 Benetti, numero 18 Broglia e poi con il numero 9 a concludere lo starting five, come detto Rivali, e quindi con il numero 11, come detto ancora una volta Benetti. Tutto è pronto, completa il quintetto di Ravenna, Cicognani proprio in possesso del primo pallone da giocarsi per la formazione ospite, che come dicevo prima è in testa ampiamente al campionato di NB con una sola sconfitta al proprio attivo in questa stagione fino a questo momento. Rivali in palleggio, cerca la penetrazione, va a scaricare per il numero 6 Pensierini, intercettato il passaggio dalla Virtus e va in penetrazione con Bianchi, che va a commettere fallo in attacco, sfondamento contro la difesa di Ravenna, che si è prontamente adeguato dopo il pallone perso dalla formazione allenata da coach Lanfranco Giordani. Pertanto ancora 0-0 qui al Palacorsone di Siena, con l'Akmar Ravenna che con Cicognani supera la metà campo in palleggio nonostante la solida marcatura di Filippo Alessandri. Ricordo delle file dell'Akmar Ravenna, intanto recupera un bel pallone Filippo Alessandri, però fermato dall'arbitro Canazza di Soledino, che gli assegna una infrazione di passi molto discutibile. Comunque già 2 palloni recuperati dalla Kotsubit Virtus, e dimostra di interpretare difensivamente parlando molto bene la gara, almeno in questo inizio. Rivali in palleggio, ancora 0-0, dicevamo, Akmar Ravenna, nella quale assente per malattia, colpito dall'influenza, l'ex virtusino Francesco Amori, uno dei piloni di questa squadra. Intanto ancora Benetti in palleggio, sono 8 secondi per Ravenna, ancora palla persa recuperata da Bianchi, che lancia Filippo Alessandri, che pasticcia un po', si adegua la difesa di Ravenna, va a canestro Andrea Holli, realizza Holli il primo canestro della Virtus, c'è anche fallo della difesa di Ravenna, fallo di Benetti, fallo di Benetti, tiro libero supplementare per Andrea Holli, 2-0 per la Kotsubit Virtus. Andrea Holli, che ha ricevuto un bel passaggio da Filippo Alessandri, sul quale si era ben adeguato un raddoppio difensivo dell'Akmar Ravenna, che però ha già subito in questo inizio di gara perso 3 palloni in un batter d'occhio. Segno evidente, la Virtus sta interpretando nella giusta maniera difensiva la gara in questo suo inizio. Holli realizza il tiro libero supplementare a sua disposizione, 3 punti, 3-0 per la Kotsubit Virtus, 8:50 al termine del primo quarto. Benetti in palleggio, raddoppiato Benetti per Broglia, numero 18 Broglia, c'è il tiro dalla distanza di Rivali, che va a colpire da 2 punti. Rivali, primi 2 punti per il forte, per da 3 punti viene considerato il canestro di Rivali, per il forte esterno tiratore di Ravenna, fallo della difesa dell'Akmar Ravenna, secondo di Benetti, numero 11 maglia Akmar Ravenna, rimessa per la Kotsubit Virtus, se ne occupa Andrea Holli,
Filippo Alessandri che si smarca per Andrea Holly, con De Mini che riceve in posizione di posta, spalla canestro per Thomas De Mini, bel movimento di De Mini che va a tirare in allontanamento e realizza il primo suo canestro, primo tiro e primo canestro di Thomas De Mini, 5-3 il punteggio, è stato considerato da 3 punti canestro di Rivali nell'azione precedente, 5-3 il punteggio, quindi 8 minuti esatti al termine del primo quarto. Vedetti, finta di Rivali, penetrazione, scarica su Cicognani da 2 punti dalla lunetta, Cicognani realizza i primi suoi 2 punti, 5 pari in questa gara. Inizio sostanzialmente equilibrato, ma ci sembra di vedere una Virtus molto aggressiva in difesa, già 3 palloni recuperati. De Mini da 3 punti, è sul primo ferro, recupera il numero 6 Pezzerini il pallone, spinge Pezzerini, recupera Gerlando Ebro, molto attento in difesa, va a passare il pallone a Filippo Alessandri, ma in precedenza c'è il fischio dell'arbitro Vantini di Verona che sanziona del fallo Rivali. Primo fallo per Rivali, il forte esterno tiratore dell'Acqua Ravenna proveniente da Sant'Arcangelo di Romagna. Rimessa di Filippo Alessandri che non è al meglio, ma ha voluto esserci. Colli da 3 punti subito dopo la rimessa, è sul secondo ferro, recupera Alessandri con la difesa di Ravenna un po' in ritardo. Alessandri cerca la penetrazione, va a realizzare il sottomano appoggiato al tabellone Alessandri. Cicognani al fallo, tiro libero supplementare per Filippo Alessandri, 2 punti per Filippo. Tiro libero supplementare quindi per Filippo Alessandri che è sfortunato, la palla va a lungo sul ferro ed esce, niente di fatto per la Hotspot Virtus, 7-5 più 2 per la squadra di Vezzosi. Con questa bella iniziativa concretizzata dal bel canestro di Alessandri, intanto Vedetti da 3 punti, va subito al tiro e subito realizza un canestro importante, c'è il sorpasso dell'Acqua Ravenna. Vedetti i primi 3 punti. De Mini molto lontano dal canestro, palleggio per Capitan Bianchi che va a cercare la penetrazione, riapre per Gerlando Ebro in posizione di guardia, va Gerlando Ebro in penetrazione, appoggia e realizza, bel sottomano di Gerlando Ebro che va a mettere al referto i primi suoi 2 punti in questa gara, bravo Gerlando. C'è la penetrazione di Benetti che va a scaricare sul numero 6 Pezzerini che sbaglia, rimbalzo controllato per un attimo dalla Hotspot Virtus, Gerlando Ebro lo lascia sfuggire al di fuori del tacolo di gioco. Cambio, entra con il numero 5 Carnivali, esce Pezzerini, quindi un altro esterno in campo per coach Giordani. Ravenna è una squadra che ha una panchina lunghissima con 10 giocatori veramente intercambiabili, tutti sullo stesso livello, a 7 quest'oggi per influenza l'ex virtuosino Francesco Amoni che gioca fisso nel quintetto base, ovviamente giocatore con molto minutaggio. Rimessa di Ravenna con sotto il canestro virtuosino Carnivali per la penetrazione del numero 18 Broglia, bella penetrazione di Broglia che realizza i primi suoi 2 punti in questa gara, più 1 per l'Acqua Ravenna, 19 il punteggio. Alessandri, palleggio per Capitan Bianchi su Colli, molto lontano dal canestro, difesa molto stretta quella dell'Acqua Ravenna con pallone recuperato dalla formazione ospite qui. Con Rivali va a servire Carnivani che sbaglia, controlla Filippo Alessandri, supera velocemente la metà campo scaricando, un bel passaggio per Colli che riapre per Bianchi in posizione di guardia su De Mini, molto lontano da canestro, imbrosso la penetrazione di Filippo Alessandri che scarica, passaggio recuperato da un attimo per un attimo da Ravenna, poi torna al possesso del pallone della Hotspot Virtus sempre con Alessandri, da 3 punti Alessandri è corto il tiro, il Capitan Bianchi recupera il pallone vagante aprendo il gioco offensivo virtuosino. De Mini riceve spalle a canestro, bel giro di palleggio di De Mini che va a appoggiare i suoi 2 punti a canestro al tabellone, realizza 2 punti Thomas De Mini,
4 punti per Lungo Virtussino, giunto nel mercato dicembrino, diciamo. Intanto c'è la penetrazione di Ravenna con Broglia che costringe al fallo Holly, se non erro, dicevamo Thomas Dubin giunto tra la fine del girone di andata e l'inizio del girone di ritorno del mercato di dicembre. Cambio, fallo della Virtus, cambio di Alessandri che non è al meglio, in campo per la prima volta Reali in questa gara, un altro giovane virtusino, due tiri liberi, superato già il bonus dei 4 falli di squadra dalla Construite Virtus, due tiri liberi per Broglia con Robert ovviamente fermo, realizza, terzo punto per Broglia, seconda opportunità per lui che va a buon fine, 4 punti per Lungo, per il Lungo proveniente anch'esso da Sant'Arcangelo di Romagna, prodata a Ravenna in sede di campagna acquisti estiva. Reali supera la metà campo nonostante la ferrea marcatura del numero 8 Bastoni, entrato in campo da qualche secondo. Reali per girare in posizione di guardia, ha raddoppiato in bro in palleggio, 7 secondi a disposizione della Virtus, riceve Thomas Demi, portato a canestro, tiro forzato di Demi che comunque va ugualmente a canestro per Demi, 6 punti, 3 su 3 per Demi, torna in vantaggio la Virtus anche se di un solo punto, 13-12 il punteggio, 4-20 al termine del primo quarto. Benedetti per Bastoni su numero 5 Carnivari, fallo in attacco di Ravenna a commetterlo, 18 fallo per il Lungo Broglia, rimessa per la Virtus, se ne occupa Capitan Bianchi su Reali che viene guardato molto attento da Bastoni. Reali in palleggio su Thomas Demi che riceve in posizione di guardia, guardato molto stretto da Broglia che commette fallo, secondo per Broglia, time out chiesto da coach Giordani dell'Acma Ravenna sul punteggio di Cosmit Virtus Siena 13 Acma Ravenna 12, tabellini fino a questo momento in casa Cosmit Virtus, Alessandri 2, Bianchi 0, Imbro 2, Reali 0, Colli 3 punti, Demin 6 in casa Acma Ravenna, Carnivani 0, Pensierini 0, Bastoni 0, Rivali 3 punti, Cicognani 2, vedete 3 punti, Broglia 4 punti, questo per quanto riguarda la lanciatissima Acma Ravenna che ricordo è in testa nettamente al campionato di NB quarta serie nazionale con alla TV una sola sconfitta subita 2 sabati fa in quel di Ancona, poi la squadra, la forte squadra di Ravenna ha sempre vinto quasi a mani basse contro tutte. La Hotspot Virtus è stata una delle poche squadre che ha fatto soffrire un po' più del dovuto l'Acma Ravenna all'andata per 3 tempi, giocò la squadra di Vezzosi alla pari della quotatissima formazione emiliana, poi nell'ultimo quarto ci fu un calo fisico virtusino, Ravenna a Lungo e vinse di 10 punti circa al termine di una gara comunque giocata alla pari dalla Virtus per 3 quarti abbondanti. 4 minuti esatti al termine del primo quarto qui alla Corsoli di Siena con la Hotspot Virtus in lunetta, Thomas Demin con 2 tiri liberi dopo il fallo di Ravenna, realizza il primo Demin, settimo per Thomas, buon inizio realizzativo del giocatore friulano della Hotspot Virtus, 14-12 per la squadra di Via Vivaldi, 15-12 con l'ottavo punto di Thomas Demin. Torna Alessandri al posto di Reali, Alessandri che non è al meglio, un campionato veramente tribolato quello di Filippo Alessandri nel quale sono state più le gare che è stato fuori di quelle che ha disputato il giocatore di Marciano, veramente un campionato sfortunato fino a questo momento. Rivali per Bastoni, servito il numero 9 Cicognani che realizza il suo quarto punto, bella azione di Ravenna, più uno Hotspot Virtus, 15-14, Alessandri per Colli che serve Gennardo Imbro, forzato il tiro di Imbro, bel rimbalzo per un attimo preso da Colli che non lo trattiene, Rivali subito per
il numero 5 Carnivali, che realizza da 3 punti. Carnivali, primo tentativo da 6,75, primo canestro di Carnivali. Sorpasso nuovamente per l'Acma Ravenna, recupera anche il pallone della formazione ospite, che va con Carnivani a realizzare qui 5 punti per Carnivani, che costringe anche a fare la difesa virtussina. Fallo di Imbro, antisportivo oltretutto. Antisportivo di Imbro, quindi c'è time out ovviamente chiesto da Vezzosi a 3 minuti e 7 secondi dal termine del primo quarto qui a Siena. 19 Acma Ravenna, 15 Cosmit Virtus Siena. In un batter d'occhio Ravenna ha ribaltato con questo fulmineo contro break le sorti dell'incontro. Prima canestro da 3 punti segnato da Carnivani, poi questo contropiede messo a segno ancora dallo stesso Carnivani, che non batte il d'occhio, ha ribaltato le sorti dell'incontro. Comunque più 4, solo più 4 per Ravenna, la Consuete Virtus che è partita molto concentrata in difesa. Poi Ravenna sta, come del resto ampiamente immaginabile, prendendo le misure dell'incontro dell'avversario. Comunque fino a questo momento gara nella quale la Virtus sta tenendo molto bene il campo al cospetto della quotatissima avversaria, che torna in campo nel seguente quintetto, il numero 18 Locci, il giovane Locci in campo per la prima volta in questa gara. Rivali, Bastoni, numero 5 Cernivani in lunetta, ed il numero 9 Cicognani a completare il quintetto di Ravenna. Demin, Colli, Bianchi, Alessandri in gol per la Virtus, realizza il tiro libero supplementare Cernivani, 6 punti per Cernivani. Possesso per Ravenna dopo il fallo considerato antisportivo di Imbro. Cernivani per Locci, su Cicognani per Bastoni, che va penetrazione, si arresta a centro dell'area, recupera il pallone la Virtus con un buon intervento difensivo concretizzato da Demin, che recupera un pallone importante. Virtus sotto di 5 punti, 15 Consumit Virtus, 20 Acma Ravenna. Passi, l'azione di passi in partenza sanzionata a Filippo Alessandri. Cambio, esce Capitan Bianchi, per la prima volta fa il suo ingresso in campo Pier Francesco Oliva nella Consumit Virtus Siena, sotto adesso di 5 punti, 20 a 15 per Ravenna. Rivali supera la metà campo nonostante la guardia molto stretta di Filippo Alessandri. Rivali per Bastoni, due esterni molto forti in campo su Cernivani. Cernivani in palleggio, va al tiro forzato ma realizza ugualmente. Cernivani che sta trasportando Ravenna a condurre di 7 punti in questo momento, 2 minuti e 5 al termine del primo quarto. Demin dalla lunetta, sbaglia anche sfortunato, rimbalzo dello stesso Cernivani che sta prendendo per mano l'Acma Ravenna, che adesso spinge con Rivali. Bastoni controlla in posizione di guardia, Bastoni sempre in palleggio, 10 secondi, servito Locci da sotto, ben contrastato da Thomas Demin, sbaglia Locci, va in contropiede Alessandri, c'è lo scarico per Gerlando Imbro, posizione di guardia da 3 punti. Gerlando Imbro con un po' di fortuna realizza il suo quinto punto, bravo Gerlando, più 4 per Ravenna, 1,30 al termine del primo quarto. Rivali in palleggio su Locci per Cernivani, Cernivani molto lontano dal canestro, guardato da Gerlando Imbro, ancora Cernivani, solo 6 secondi per Ravenna. Cernivani si arresta da 3 punti, forza al tiro, sbaglia ma c'è il rimbalzo di Bastoni, contrastato da Demin, sbaglia Ravenna ma controlla il pallone vacante la formazione di Ravenna, commettendo però infrazione di campo, quindi se torna nelle mani della Consumit Virtus. Cambio, esce Bastoni per Ravenna, entra, torna con il numero 6 Pensierini. E quindi quando manca 1 minuto e 9 secondi al termine del primo quarto si riparte con Oliva per la rimessa su
Filippo Alessandri, ancora Oliva, cerca la penetrazione, Oliva si arresta dai 5 metri laterale, recupera Ravenna ma con un piede in Rivali, oltrepassa la linea di limitazione del campo, quindi ancora possesso con 14 secondi per la Consuit Virtus. Sotto di 4 a 59 secondi dal termine del primo quarto, rimessa di Oliva per Filippo Alessandri su Gerlando e buona posizione di guardia sul primo ferro. Locci recupera il rimbalzo per Rivali, ancora Locci, giovanissimo Locci, va Rivali in penetrazione, si arresta per Pensierini da 3 punti e realizza, azione magistralmente messa e concretizzata a canestro con il tiro da 3 punti di Pensierini, primo canestro dell'esterno Ravennate, con Gerlando in blu dall'altra parte, bel passaggio per Colli, raddoppiato ma fallosamente Andrea Colli da Locci, credo, fallo. Primo fallo per il giovane lungo Ravennate sul punteggio di Acqua Ravenna 25, Consuit Virtus 18, sta prendendo via via il largo Ravenna. Cronometro fermo comunque per questi due tiri liberi di Andrea Colli. Il primo va a segno. Colli, quarto punto per il lungo triestino della Consuit Virtus. 2 su 2, 5 punti per Andrea Colli, più 5 Acqua Ravenna, 24 secondi al termine, quindi solo 2 secondi di discrepanza. Palla persa per un attimo da Ravenna, ma non è del nostro avviso l'arbitro Canazza di Solesino, che ridà il possesso a Rivali e compagni, quindi può arrivare fino al termine Ravenna. Cambio, esce Cicognani in campo, torna con il numero 11 Vedetti, che è un altro tiratore molto forte per Ravenna. Locci in panchina per la prima volta in campo, il numero 15 del vecchio, con tutti i giocatori già ruotati in campo da coach Giordani. Vedetti, 15 secondi, 12 per Ravenna per andare al tiro. Ancora Cernivani per la penetrazione di Pensierini, Cernivani finita da 3 punti ma infrazione di passi sanzionata dall'arbitro Canazza di Solesino. Quindi 4 secondi al termine del primo quarto, più 5 Consuit Virtus. Oliva la rimessa con 4 secondi a disposizione della squadra di Via Vivaldi per ridurre lo svantaggio. Alessandri supera la metà campo, va da solo Alessandri in sottomano, non perde nemmeno il ferro, niente di fatto, si va al termine del primo quarto qui a Siena. 20 Consuit Virtus Siena, 25 Acqua Ravenna, sostanziale equilibrio comunque, solo Ravenna ha allungato negli ultimi 2 minuti di questo primo quarto. Massimo vantaggio per la formazione ravennate, 8 punti, 7-8 punti, poi recuperati dal canestro virtussino segnato da Colli con 2 tiri liberi dalla lunetta. 25-20, tabellini fino a questo momento, in casa Consuit Virtus, Alessandri 2, Bianchi 0, Olleia e Pasqua non entrati, Imbro 5, Biancogni non entrato, Reali 0, Colli 5, Demino 8, Oliva 0, Acqua Ravenna con Frigoli non entrato, Ricci non entrato, scusate, Cernivani 8, Pensierini 3, Del Vecchio che sostituisce l'influenzato Amoni con 0 punti, Bastoni 0, Rivali 3 punti, Cicognani 4, Vedetti 3 punti, Broglia 4, Locci 0. Questo per quanto riguarda l'Acqua Ravenna. Dicevamo Acqua Ravenna 25, Consuit Virtus Siena 20. La squadra di coach Vezzosi ha giocato alla pari della votatissima formazione ospite per abbondanti 8 minuti del primo quarto, poi il leggero calo difensivo di concentrazione difensiva negli ultimi 2 minuti del primo quarto ha consentito all'Acqua Ravenna di allungare con il massimo vantaggio di 7 punti, adesso 5 punti al termine del primo quarto. Acqua Ravenna è una squadra che per l'organico del quale può disporre potrebbe tranquillamente disputare con buoni risultati già così il campionato di NA, verso il quale comunque è la più seria candidata di questo girone del campionato di NB quarta serie nazionale. Tornano Pitetti in campo, Oliva, Alessandri, Gerlando Imbro, Colli e Thomas De Min. Quintetto di Ravenna con Pensierini, Bastoni,
Cernivani, Cicognani e Del Vecchio per la formazione ospite. Si riparte, 20 ospiti Virtus, 25 Akmar Ravenna. Servito De Minni, raddoppiato De Minni, in qualche modo esce dal raddoppio, stringendo oltretutto al fallo Cernivani, primo fallo per l'esterno dell'Acma Ravenna, quindi ancora possesso ovviamente con 15 secondi a disposizione per la squadra di Piazzetta Don Perocatti. Ad occuparsi della rimessa è Gerlando Imbro per Francesco Oliva, ancora Gerlando Imbro, posizione di guardia, subito tirato tre punti questa volta, canestro Gerlando Imbro. Realizza il suo ottavo punto, 2 su 4 delle triple fino a questo momento per l'atleta siciliano della Hotspot Virtus Siena. Bastoni per Pezzerini, palleggio Pezzerini a svolgere le funzioni di playmaker, va Pezzerini a penetrare, poi riapre per Cicognani dalla distanza, sbaglia, bel rimbalzo di De Mi che non trattiene il possesso, ingenuità virtusina che consente a Ravenna di recuperare quindi il pallone con la rimessa per la quale va a occuparsi nelle Bastoni su Pezzerini, palleggio Pezzerini, posizione di guardia, riapre il gioco Pezzerini, attende lo schieramento dei compagni, va a penetrare Pezzerini, si incugna la difesa virtusina, sbaglia, controlla per un attimo De Mini, poi non trattiene la Virtus, se lascia sfuggire il pallone definitivamente Ravenna con Cicognani che non ne mantiene il possesso, e quindi rimessa per Francesco Oliva, per Filippo Alessandri per la Hotspot Virtus sotto di 3 punti, 22 Hotspot Virtus, 25 Akbar Ravenna. Gerlando in buona posizione di guardia, difesa molto aggressiva quella di Ravenna peraltro. Servito Holly, ma c'è fallo di Del Vecchio. Primo fallo per il giovane ravennate, quindi cambio, girandola di cambi pressoché continua quella di Hoci Giordani, torna in campo Vedetti con il numero 11 per l'Acma Ravenna al posto di Cernivani. De Min ben servito, va a realizzare dai 5 metri il laterale, De Min il suo decimo punto, buon inizio realizzativamente parlando di Thomas De Min che comunque sta facendo molto bene anche in difesa, non è facile oggi contro la fornitissima pattuglia di lunghi di Ravenna. Servito a proposito Cernivani che realizza questo bel canestro in gaggio, giovane Emiliano Cernivani, decimo per Cernivani, buon inizio di gara al suo, uno dei migliori lunghi del campionato. De Minne palleggio, spalla canestro, si gira, c'è fallo nella difesa di Ravenna, però prima viene considerata l'infrazione di passi, viene segnalata l'infrazione di passi di Thomas De Min che poi aveva subito fallo, niente di fatto comunque per la Hotspot Virtus. Bastoni sopra la metà campo, guardato molto detto da Alessandri, Bastoni su Vedetti in posizione di guardia, su di lui Gerlando Imbro, la penetrazione di Pezzerini su Del Vecchio, forzatissimo il tiro di Del Vecchio, ma Pezzerini è più svelto di tutti a conquistare un bel rimbalzo, sbaglia poi credibilmente da sotto Pezzerini, complice anche il buon raddoppio difensivo virtusino, c'è fallo di Del Vecchio. Secondo per Del Vecchio, rimessa per la Hotspot Virtus sul più 3 per l'Acma Ravenna, sostanziale inizio equilibrato anche, sostanziale equilibrio anche in questo inizio del secondo quarto per quanto riguarda questa gara del campionato di NB. Oliva a posizione di guardia su Gerlando Imbro, apre per Filippo Alessandri a 3 punti a canestro, Filippo Alessandri liberissimo a tutto il tempo per inquadrare il canestro e realizzare una bomba importantissima, quinto per Alessandri, torna in parità la Virtus, 27 pari, si alza come sentirete dagli effetti in audio anche la passione del tipo virtusino. Cernivani sbaglia, Cicognani da sotto, poi riprende il rimbalzo e realizza sul suo stesso errore Cicognani, fallo di Oliva oltretutto, primo fallo per Oliva, tiro libero supplementare per Cicognani, è già al deficit 10 punti. Corto il tiro di Cicognani, resta fermo a 6 punti. Oliva per Alessandri, Gerlando Imbro su
Thomas De Minni, palleggio De Minni, guardato molto stretto da Cicognani. Oliva per Gerlandi in brosso, solo 3 secondi, Gerlandi in brosso, la tripla forzatissima sul secondo ferro, rimbalzo di Ravenna con Bastoni che va a servire Benedetti che commette sul regolamento difensivo il Tussino, la doppia ben fatta da Oliva e Gerlandi in brosso, frazione di passi. Benedetti ha qualcosa da ridire, ma è evidente la sua frazione di passi. Sul 27 Cosmo Betti Virtus Siena, 29 Acma Ravenna, più 2 per la quotatissima formazione avversaria. Rimessa l'imbro per Filippo Alessandri che supera la metà campo abbastanza agevolmente. De Minni in posizione di guardia su Alessandri per il landing imbro. Nuovamente Alessandri cerca la penetrazione. Alessandri va a realizzare, ma in precedenza viene considerato il fallo di Pezzierini. Annullato il canestro di Alessandri, che sinceramente sembrava aver tirato contemporaneamente al momento di avere subito il fallo. Fallo di Bastoni, primo due tiri liberi per la Hotspot Virtus. Un lato il canestro di Filippo Alessandri, rimessa della Hotspot Virtus, nemmeno tiri liberi. Comunque andiamo avanti così. Filippo Alessandri, non era sembrato fallo su Alessandri, era già in posizione di tiro, almeno tiri liberi andavano dati. Oliva da 3 punti, forzatissimo tiro di Oliva sul primo ferro, per un attimo controlla Alessandri che devia per Gerlandi Imbro da 3 punti, sbaglia Imbro, rimbalzo per un attimo di Oliva, chiuso da Cicognani che lancia subito Bastoni, Bastoni in palleggio, va in penetrazione Bastoni, apre per numero 18 Broglia, tornato a capo da qualche secondo, Broglia a penetrazione per Cicognani dai 5 metri, cortissimo tiro di Cicognani, Broglia ancora tra una serva di braccia, riapre per Benedetti, l'azione ravennate dopo due rimbalzi consecutivamente presi in attacco da Broglia, lungo molto interessante anche Broglia. Bastoni palleggio, guardato da Alessandri, servito Broglia, appoggia, sbaglia, deviazione di Holly al di fuori del rettangolo di gioco, ancora Ravenna in attacco. Cambio, Oliva torna in panchina, entra per la prima volta in campo Marco Pascolo in questa gara. C'è bisogno di Pascolo sia in difesa che in attacco, un giocatore troppo utile alla causa virtusina, un po' in calo nelle ultime partite come vena realizzativa, ma sempre presente per l'impegno difensivo profuso in campo. Solo 4 secondi per Ravenna alla rimessa con numero 9 Cicognani. Fallo di De Minni, peccato, quando mancava solo un secondo al termine del periodo a disposizione di Ravenna. De Minni, 2 tiri liberi per Cicognani. Sul più 2 Ravenna, cronometro ovviamente fermo, Cicognani. Realizza il primo. 7. Due su due. Ottavo per Cicognani. Pascolo, posizione di guardia, riceve Andrea Holly, spalla a canestro su Cicognani, bel movimento di Andrea Holly, appoggia e realizza bel canestro del lungo virtusino che totalizza il suo 7° punto. Cosmic Virtus 29-31 Acma Ravenna. Virtus è pienamente partita fino a questo momento contro la quotatissima formazione avversaria. Penetrazione del numero 5 di Ravenna che serve Benedetti da 3 punti. Realizza il suo 6° punto, 2 su 2 per Benedetti dalla lunga distanza. Più 5 per Ravenna, servito a Thomas De Min dalla lunetta, si gira, bel tiro di Thomas De Min, bella scelta di Thomas De Min che realizza il suo 12°. Più 3 Ravenna, 4:45 al termine del secondo quarto qui al Pala Corzoni, gremito non di ordine di posti per questo big match tra Cosmic Virtus Siena e Acma Ravenna. Fallo. Fallo a De Min, secondo fallo. Un po' di riposo per Thomas De Min, fa il suo ingresso per la prima volta in campo in questa gara, Corrado Bianconi.
per dare un po' di riposo a Thomas Demin, che non sta certo demeritando, anche se il suo compito è difficilissimo contro la fortissima e foltissima battuglia dei lunghi di Ravenna. Alla rimessa adesso con il numero 10 Rivali, su Pedetti adesso a svolgere le funzioni di playmaker. Rivali alla cui guardia passa subito Banconi, raddoppiato per Broglia, il palleggio, infrazione di passi sul buon adeguamento difensivo virtusino, e costringe Broglia all'infrazione di passi in partenza. Pascolo alla rimessa su Filippo Alessandri, si riparte con difesa molto aggressiva chiamata da coach Giordani dell'Akbar Ravenna, cerca di batterla Alessandri, che scarica su Bianconi che non si avvede del passaggio. Peraltro era un buon passaggio di Filippo Alessandri, che smarcava Corrado Bianconi. Niente di fatto per la Hotspot Virtus, pallone banalmente perso dalla squadra virtusina. Rivali in palleggio su Pedetti, Pedetti servito Locci, tornato in campo da qualche secondo, Locci sbaglia un canestro già fatto dal sotto, incredibile, bel rimbalzo di Pascolo che ci serve troppo lungo, Gerlando Imbro che non si era visto del passaggio, poi ritardo Gerlando Imbro, purtroppo forte magari il passaggio schiacciato di Marco Pascolo. Due palloni consecutivamente persi dalla Consumet Virtus in attacco, quello di Bianconi prima, questo di Imbro e Pascolo adesso in pochi secondi. Peccato, può allungare Ravenna con Locci per Pedetti su Broglia, allungato il canestro, fallo di Bianconi credo, fallo di Pascolo, fallo di Pascolo, primo fardo per l'ala virtusina con la Subiti Virtus, quindi ancora in difesa. Rivali per Broglia su Cernivani, Cernivani palleggia posizione di guardia, Broglia, finta di Broglia, si addentra dentro l'area, riapre per Pedetti da due punti, realizza Pedetti, mano calda anche per lui quest'oggi, come del resto capita spesso, del resto. Più 5 Ravenna, Alessandri per Imbro, troppo alto il pallone, sta un po' perdendo la testa Alessandri, forse in questo momento c'è bisogno, vuole parlarci sopra Cocci Vezzosi, anche soprattutto per rompere il ritmo a Ravenna che stava andando via. Più 5 per l'Acma Ravenna, 31 Hotspur Virtus, 36 per Ravenna, con tre palloni consecutivamente persi in attacco da maniera piuttosto banale da la squadra virtusina, con Alessandri un po' stanco, forse non la meglio della condizione, un po' stanco Alessandri nello smistamento del pallone, qualche errore di troppo da parte del play titolare virtusino. Tabellini fino a questo momento, Alessandri 5, Bianchi 0, Olleia non è entrato, Pascolo 0, Imbro 8, Bianconi 0, Reali 0, Colli 7, Demin 12, Oliva 0, in casa Acma Ravenna, Cernivani 10, Pensierini 3, Del Vecchio 0, Bastoni 0, Rivali 3, Cicognani 8, Pedetti 8, Broglia 4, Locci 0, questo per quanto riguarda la formazione ospite, a 3.28 dal termine del primo quarto, del primo tempo qui a Siena, questo big match della ottava giornata del girone di ritorno del campionato DNB, quarta serie nazionale, con la Napoli Stacma Ravenna che ha al suo attivo una sola sconfitta fino a questo momento del campionato DNB, che sta avendo vita difficile però, come ben poche volte gli è capitato in questo campionato peraltro, contro la Virtus Siena molto determinata quest'oggi. Penetrazione di Ravenna con Pedetti servito, finta da tre punti, va a schiacciare, un bel passaggio per Locci, sbaglia ancora Locci, vero doppio difensivo, recuperato il pallone in maniera definitiva da Filippo Alessandri, che supera velocemente la metà campo, raddoppiato Alessandri per Andrea Colli, si sfugge il pallone, ancora Colli, torna al possesso del pallone, realizza da sotto, canestro importantissimo, Andrea Colli, nono punto per il lungo triestino della Consumet Virtus, che torna solo a meno 3 nei confronti di un Acma Ravenna che dicevamo sta avendo delle difficoltà evidenti quest'oggi, cosa che ben poche volte fino a questo momento gli era capitata in questo campionato. Pedetti, il palleggio va a penetrare dal doppio virtusino falloso, decreta all'arbitro Vantini di Verona, che arbitra insieme a Sollesino di Padova. Fallo di Pascolo, secondo per Marco. Un po' di riposo per Gerlando Imbro, torna Marco Reali in campo, buono l'apporto di Gerlando Imbro fino a questo momento con già 8 punti, con 2 su 4 nelle triple per l'atleta di Porto Empedocle. Roberto Fermo, già superato il bonus di 5 falli della Consumet Virtus, da qualche secondo
tiri liberi per Ravenna. Sbaglia Bedetti, dico quasi incredibilmente, prima a sua disposizione. Bedetti comunque già autore di 8 punti fino a questo momento. Nono punto per Bedetti. Più 4 Akmar Ravenna, 2.35 all'intervallo lungo. Reali supera la metà campo con autorità. Rivali molto stretto su Reali. Pallone direttamente al di fuori del rettangolo di gioco. Male interpretato lo schema da Reali, che non si era capito con Bianconi. Vedete in palleggio subito contamente l'attacco all'Akmar Ravenna. Raddoppiato Bedetti, c'è fallo in attacco di Bedetti che urta nel raddoppio difensivo di Bianconi e Reali, commettendo fallo. Fallo di sfondamento Bedetti, buono raddoppio difensivo virtuosino che indice al fallo il portatiratore di Ravenna. Terzo fallo per Bedetti. Viene richiamato in panchina Locci, torna in campo il numero 9 Cicognani. Quindi un altro lungo che va in panchina, uno altrettanto forte, forse ancora più forte, che torna in campo. Fuori anche Bedetti, già raggiunti 3 falli dal forte esterno. Ravennate, Reali per Corrado Bianconi, penetrazione, si arresta al limite della lunetta per Reali. Ancora Reali, attende lo schieramento dei compagni, difesa molto serrata quella di Ravenna. Va in penetrazione Alessandri che scarica su Pensierini e quindi rimessa ancora per la costruzione virtuosiera, solo con 7 secondi però, 2 minuti e 5 al termine del secondo quarto qui al Pala Corzoni, gremito in ordine di posti quest'oggi. Servito Pascolo, appoggia e realizza Marco Pascolo, sul quale forse c'era anche fallo. Comunque primi 2 punti per l'atleta di Codroipo, che riduce a soli 2 punti lo svantaggio virtuosino. Intanto c'è Cicognani che costringe a fallo Holly, che era fermo al nostro modo di vedere. Fallo di Andrea Holly. Secondo fallo per Andrea. Protesta del pubblico di Fede Virtuosina, con Cicognani per l'Akbar Ravenna in lunetta. Già superato il bonus da entrambe le formazioni da diversi secondi. Primo per Cicognani, realizza. Nono per il giovane Emiliano, lungo Emiliano della formazione Ravennate. Corto, bel rimbalzo di Holly, ma si ripete perché Pascolo è entrato prima. Così decreta all'arbitro, va a tiri di Verona. Quindi ancora lunetta Cicognani per il terzo tiro libero. Realizza, 10 anche per Cicognani. Più 4 Akmar Ravenna, 1.50 al termine del secondo quarto. Reali che supera con autorità la marcatura a tutto campo degli esterni Ravennati nei suoi confronti. Reali palleggio, va in penetrazione, scarica per Marco Pascolo da 3 punti, realizza Marco Pascolo, canestro molto bello. Tripla di Pascolo, 5 punti per l'atleta di Codroipo, che riporta solo un punto di svantaggio la Hotsuit Virtus. Bravo Marco, che sembra oggi avere una buona confidenza anche nel tiro. Cicognani, Rivali, scusate, per penetrazione di Cernivari, che realizza in acrobazia il suo 12° punto. Anche quest'oggi sugli scudi la forte pattuglia degli esterni di Ravenna. Bianconi, penetrazione con un tiro senza significato da parte dell'atleta di Novolossola. Niente di fatto per la Hotspot Virtus, si spreca un pallone in maniera un po' banale. Cernivari, palleggio Cernivari, 47 secondi al termine del secondo quarto, 10 per Ravenna con Rivali. Rivali in palleggio, finta di Rivali sul raddoppio di Ravenna, non sa cosa fare Rivali, riapre per Cernivari da 3 punti, forzato il tiro a fin di scadere del periodo da parte di Ravenna, niente di fatto. Servito Andrea Holly, bel movimento di Holly, che serve Marco Pascolo, appoggia, sbaglia Marco Pascolo, ma c'è il fallo di Ravenna, credo di Pensierini, no. Cernivari, secondo fallo di Cernivari. Time out chiesto da Ravenna sul 38 Akmar, Cosmet Virtus Siena, 41 Akmar Ravenna. Riepilogo dei punteggi fino a questo momento: Cosmet Virtus Siena, Alessandri 5,
Bianchi 0, Olleia non è entrato, Pascolo 5, Imbro 8, Bianconi 0, Reali 0, Colli 9, Demin 12, Oliva 0. Per quanto riguarda l'Acma Ravenna, Frigoli non è, Ricci non è entrato, Cernivani 12, Pensierini 3, Del Vecchio 0, Bastoni 0, Rivali 3, Cicognani 10, Bedetti 9, Broglia 4, Locci 0. Questo per quanto riguarda la formazione ospite. Avanti di 3 punti, con la Tula 38, una gara sostanzialmente equilibrata. Ben poche volte pensiamo che la lanciatissima Acma Ravenna abbia avuto difficoltà come quest'oggi contro la Cosmet Virtus Siena. Primi due quarti che se ne stanno andando nell'importo del sostanziale equilibrio in questo big match tra Cosmet Virtus Siena e la lanciatissima Acma Ravenna, nella quale a 7 l'ex virtusino Francesco Amoni ha letto con l'influenza. In lunetta entra Gianmarco Olleia per la prima volta in campo in questa gara per preservare dai falli Andrea Colli e soprattutto dico Filippo Alessandri. Questo finale di secondo quarto, cronometro fermo, tiri liberi per Marco Pascolo, sfortunato Marco in questo primo suo tentativo, cronometro fermo dalla lunetta, 24 secondi al termine, quindi potrà andare fino al termine Ravenna nel secondo quarto. Nella prossima azione realizza Pascolo, sesto per l'atleta di Codroipo e quindi solo più due per Ravenna che può andare avanti fino al termine. Recuperato il pallone da Marco Reali che va a fare tutto da solo, realizza Marco Reali, primi suoi due punti, buon raddoppio difensivo che ha consentito alla Virtus di recuperare un pallone importante. 41 pari, 4 secondi, Rivali per Cicognani, fanno un attacco di Rivali, fanno l'attacco di Rivali sul raddoppio di Bianconi e Olleia, cade nel raddoppio Rivali commettendo fallo in attacco. Secondo per Rivali, un secondo al termine del secondo quarto, a disposizione della Virtus per andare al tiro. Dovrà subito occuparsene Marco Reali dal centrocampo, non prende nemmeno il ferro, niente di fatto. Comunque si va al termine del secondo quarto, all'intervallo lungo, su 41 pari tra Cosmic e Virtus Siena ed Acma Ravenna in questo big match dell'ottava giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di NB di basket maschile, tra, come dicevamo, una bella Cosmic e Virtus Siena, la lanciatissima e quotatissima Acma Ravenna, che ha aperto solo una gara fino a questo momento nel campionato di NB. Noi ci sentiamo per l'inizio del terzo quarto di gioco dal Pala Corzoni tra qualche minuto. Lì alla regia. Tutto è pronto qui al Pala Corzoni per la ripresa del gioco dopo i primi due quarti tra Cosmic Virtus Siena e Acma Ravenna nel big match dell'ottava giornata del girone di ritorno di regular season del campionato di NB tra Cosmic Virtus Siena, come detto, ed Acma Ravenna. 41 pari, una bella Virtus tiene testa con autorità alla quotatissima e lanciatissima Acma Ravenna, come dicevamo, con solo al suo attivo una sconfitta fino a questo momento nel campionato di NB. La bella Virtus che reduce dalla bella vittoria ottenuta sabato scorso in campo esterno sull'infuocatissimo parquet dell'Africo di Firenze di 10 punti, vittoria esterna contro una squadra che fino a quel momento sul proprio campo aveva aperto solo un'altra gara. Però deve continuare la striscia vincente la squadra di Piazzetta Lomperohatti per continuare a sperare nel riaggancio all'ottavo posto utile per andare a disputare i playoff che a fine stagione assegneranno la promozione al campionato DNA del prossimo anno, mezzo al quale già da questo momento possiamo dirlo con una certa sicurezza lanciata la quotatissima e fortissima Acma Ravenna, che oggi è prima, come dicevamo prima, di uno dei giocatori più rappresentativi del suo roster, vale a dire l'ex virtusino Francesco Amoni, a letto con l'influenza. Tutto la vittetta in campo, Acma Ravenna, Pensierini, Cernivani, Broglia, Rivali e numero 9 Cicognani. Intanto c'è Broglia alla rimessa, riprende il gioco, la Virtus schiera il seguente quintetto: Colli, Alessandri, Imbro, De Min e Marco Pascolo. Difesa aggressiva chiamata subito all'inizio del terzo quarto di gioco da coach Vezzosi.
Broglia contro numero 6 Pensierini, c'è in questo momento Thomas Demin che costringe all'errore la forzatura alla venta proprio con Pensierini che perde il pallone. Buono subito l'approccio difensivo della Virtus in questo inizio di terzo quarto di gioco. Alessandri in palleggio, Alessandri va a cercare la penetrazione, appoggia, sbaglia, sfortunato rimbalzo di Cicognani per Cernivani che va subito a tiro da tre punti. Attenzione a Cernivani che stavolta sbaglia, bel rimbalzo di Imbro che supera in velocità la metà campo servendo all'azione di contropiede Filippo Alessandri che realizza il sottomano, canestro importante. 7 per Alessandri che non è al meglio ma ha voluto e dovuto esserci in questa gara fondamentale per il proseguo del campionato virtusino. Cicognani per Pensierini, palleggio, posizione di guardia su numero 18 Broglia, va per penetrazione di Broglia lungo la linea di fondo campo, un bel movimento di Broglia che però sbaglia, controllato peraltro molto bene da Andrea Holder, rimbalzo di Thomas De Winter, Filippo Alessandri con la Virtus in attacco sul più 2 per la squadra di Avivaldi, con Thomas De Winter cerca la penetrazione, si arresta dalla lunetta, raddoppiato De Winter, riapre per Gerlando e Boll, posizione di guardia, Gerlando va in penetrazione, solo 4 secondi, forza Imbro, sfortunato peraltro, comunque era forzatissimo il tiro di Imbro che non va a buon fine, la palla va sul ferro ed esce. Rivali, alla penetrazione Rivali, apre per Pensierini a tre punti, attenzione a tre Pensierini, sbaglia, rimbalzo di Cicognani che realizza, Cicognani il cui taglio non è stato seguito dalla difesa virtusina, realizza Cicognani il suo 12° punto per il giovane e forte lungo Emiliano. 43 pari, 8 minuti esatti al termine del terzo quarto, in un palo Corzoni gremito e non gli ordini di posto per questo big match dell'ottava giornata. De Minda 2, sbaglia, controlla Andrea Holli per la Virtus e si può riproporre quindi in attacco Andrea Holli per il possesso del pallone Filippo Alessandri. In questo momento fallo della difesa di Ravenna con Cicognani, credo. Secondo per il forte lungo Emiliano, la rimessa per la Virtus numero 18 Andrea Holli per Marco Pascolo, palleggio Marco Pascolo per Filippo Alessandri, si arresta Alessandri per Thomas De Min, palleggio Thomas De Min, solo 6 secondi per la Virtus, deviazione. L'atleta dell'Akbar Ravenna ancora a possesso per la Hotsuite Virtus con 14 secondi a disposizione sul tabellone, ovviamente per la squadra di Pezzosi che riprende con Colli per Filippo Alessandri che va in penetrazione, finta di Alessandri, induce al fallo Rivali, Rivali quindi 2 tiri liberi per la Consulte Virtus, ad occuparsene Filippo Alessandri, cambio Rivali prudenzialmente e precauzionalmente in panchina, chiamato dal coach Giordani, al suo posto torna Bastoni per la formazione ravennate con Filippo Alessandri in lunetta, cronometro ovviamente fermo, 43 pari, realizza Alessandri. Ottavo punto per l'atleta di Marciano, tornato alla Virtus dopo 3 anni di militanza a buoni livelli in campionato di NA. Sfortunato nel suo secondo tentativo, resta fermo a 8 punti. Il buon Filippo Alessandri, nonostante la sua scarsa condizione fisica, Broglia e palleggio, si arresta Broglia per Cicognani, spalla calcio Cicognani, l'ha doppiato in qualche modo, va a tirare, non prende nemmeno il ferro, c'è fallo. Fallo del numero 8 Bastoni, se non erro. Secondo fallo per Bastoni sul più 1 Hotspot Virtus, alla rimessa sotto il proprio canestro ad occuparsene Marco Pascolo, un buon Marco Pascolo quest'oggi anche al tiro, lo aveva un po' latitato nelle ultime prestazioni virtusine. Per Filippo Alessandri, adesso Alessandri ancora del pallone nonostante la guardia protetta di Bastoni, lo batte in uno contro uno Alessandri, lo costringe al fallo. Terzo per Bastoni che in pochi secondi ha commesso due falli,
con Filippo Alessandri che gli sta dando via sovente. Filippo, possesso Gerlando in broda, tre punti Gerlando, sbaglia il rimbalzo di Thomas Demin, si gira dentro l'area, sfortunato Demin per un attimo, Colli poi non trattiene, Broglia ci mette una pezza e su tutti domina il rimbalzo in maniera definitiva. Cernivani, guardato da molto tempo da Gerlando in bro, Cernivani per Pensierini, va in penetrazione, si arresta, raddoppiato Pensierini, commette il passione di passi sul borra a doppio effettuato da Marco Pascolo e Andrea Colli. Cambio nelle file dell'Acqua Ravenna, Pensierini va a sedersi in panca, torna con il numero 11, l'altro tiratore assai temibile, Benedetti, che ha già realizzato 9 punti anche quest'oggi. Ravenna è una squadra che ha 10 giocatori veramente tutti sullo stesso livello, intercambiabili in qualsiasi momento della gara. Alessandri per Gerlando in buona produzione di guardia, difesa molto aggressiva chiamata da Cocci Giordani, con Filippo Alessandri cerca di batterla con questa tripla che va a canestro. Alessandri, undicesimo sigillo per l'atleta di Marciano, che non sarà al meglio, però il suo apporto lo dà sempre con grande cuore, grande aggressività e entusiasmo difensivo. Vedetti, più 4, mini break in favore della Virtus, 47-43, 6 minuti al termine del terzo. Vedetti per Cernivani con il numero 5, ancora Vedetti, difesa molto aggressiva della Virtus, come vedete Vedetti forzato, sbaglia sul filo dei 24 secondi, forzato il tiro di Ravenna, controlla la Virtus il pallone che va al di fuori del rettangolo di gioco, rimessa subito effettuata da Thomas Demir per Filippo Alessandri per continuare ancora il mini break importante. Marco Pascolo schiaccia per Thomas Demin, non ci sono capiti i due giocatori, Marco Pascolo probabilmente credeva che Thomas Demin dovesse tagliare, peccato, perde la palla persa dalla Virtus con bastoni per Cernivani, guardato da Thomas Demin, ancora bastoni, giro il palleggio di bastoni, commessa frazione di passi perché bastoni sulla doppia difensiva virtusino muove il piede perno, pertanto palla persa da Lacma Ravenna, ancora possesso per la Virtus e può e deve, aggiungo io, aumentare il proprio piccolo margine di vantaggio, un mini break comunque importante, più 4, 47-43, con Lacma Ravenna che sta avendo evidenti difficoltà quest'oggi, tra peraltro una delle poche volte che Ravenna quest'anno ha avuto per così tanto tempo evidente difficoltà proprio contro la Virtus, che anche all'andata la costrinse all'equilibrio per tre quarti. Palla persa da Imbro che non si avvede in tempo del passaggio di Filippo Alessandri, un po' aperto Imbro, non sono capiti i due esterni virtusini. 5-20 al termine del terzo quarto, Broglia la rimessa per Bastoni sulla metà campo per Cicognani, Bastoni ancora al palleggio, Cicognani spalla a canestro, apre per Vedetti su Broglia, sbaglia il rimbalzo di Cicognani, però perde il pallone Cicognani tra una selva di braccia, lo recupera Pascolo per Filippo Alessandri che induce al fallo Bastoni che non riesce a tenerlo, già commessi tre falli da Bastoni in pochi secondi su Alessandri, quarto fallo per Bastoni che verrà prontamente richiamato in panchina, tre falli commessi da Bastoni su Filippo Alessandri che per tre volte gli ha dato via in maniera assai netta e veloce. Torna Pensierini al posto di Bastoni che va con il quarto fallo a sedersi ovviamente in panchina. 5 minuti esatti, metà del terzo quarto, cronometro fermo, Filippo Alessandri in lunetta, realizza Filippo il suo 12° punto, bravo Filippo, ancora cronometro fermo, ancora un tiro libero sul più 5, 48-43. Realizza 13 punti per un ottimo Filippo Alessandri che porta al più 6 la Consubit Virtus. A voce incitata alla grande dal proprio pubblico, la Consubit Virtus in questa gara fondamentale. Broglia sbaglia, bel rimbalzo per Colli e se lo lascia anche sfuggire, ma controlla Alessandri che va a percorrere tutto il campo, si arresta la lunetta, sbaglia Alessandri, niente di fatto. Rimbalzo di Broglia per Ravenna su Vedetti che apre per Pensierini, ancora Cernivani su
Vedetti da tre punti, attenzione al tiro di Vedetti, libero, Vedetti non sbaglia, lo specialista dalla distanza, dodicesimo per Vedetti, anche quest'oggi una prestazione super dell'esterno di Ravenna. Più 6 per la Hotwit Virtus, Colli per Marco Pascolo su Thomas Demin, spalla a canestro guardato da Broglia, palleggio Thomas Demin, si avvicina al canestro Thomas Demin, bella finta, si gira Demin, realizza il canestro di pregevole fattura tecnica. Thomas Demin, 14° per l'atleta friulano della Hotwit Virtus, tornato all'inizio del girone di ritorno a dare una mano a Cocci, Pezzosi e ai suoi ragazzi. Vedetti, fallo sulla penetrazione dell'esterno di Ravenna. Fallo di Pascolo. Terzo fallo per l'atleta di Codroico. Rimessa a Ravenna. Sul più 5 per la squadra di Pezzosi, che prepara Oliva sul cubo dei cambi. Un po' di riposo per un buon Marco Pascolo. Esce tra gli applausi del pubblico di Fede Virtusina. Pascolo quest'oggi con 6 punti. Torna Pierfrancesco Oliva con la maglia numero 20 della Hotwit Virtus Siena, subito messo alla guardia di Vedetti, va a penetrazione Vedetti, realizza, c'è fallo di Demin. Vedetti veramente incontenibile in queste penetrazioni. Vedetti 14, terzo per Demin, un tiro libero supplementare per Vedetti, già artefice, autore di 14 punti, artefice da buona gara, 15 a destra. Per Vedetti, miglior marcatore della gara. Vedetti con Demina 14 per la Virtus. Colli, break di 4-0 in favore di Ravenna. Colli sbaglia un tiro incredibile da sotto, recupera il rimbalzo e realizza, c'è il fallo della difesa di Ravenna per Andrea Colli. 11° per Andrea. Fallo di Pensierini oltretutto. Fallo per Pensierini, tiro libero supplementare per Andrea Colli. Più 4 con Hotwit Virtus, 3:29 alla fine del terzo quarto, 53-49 il punteggio. Cronometro fermo per Andrea Colli, che realizza con un po' di fortuna, ma realizza un canestro ugualmente importante. 12° anche per un buonissimo Andrea Colli, soprattutto in difesa. Penetrazione di Vedetti incontenibile su Cicognani, che sbaglia, ma c'è fallo della difesa virtuosina. Fallo di Colli, non so, credo. Oliva, fallo di Pierfrancesco Oliva, secondo fallo per il giovane atleta virtuosino, con Cicognani che potrà usufruire dei due tiri liberi. Sul più 5 Hotwit Virtus, l'opero fermo. Cicognani realizza il primo a sua disposizione. 13° per il forte lungo Emiliano dell'Acma Ravenna. Cicognani 13. 14, 2 su 2. Per l'Acqua Ravenna con Cicognani in lunetta, più 3 cozzo per Virtus, 3:20 al termine del terzo quarto. Alessandri in palleggio, su di lui molto stretto Cernovari, va a penetrare, a cercare un canestro che era impossibile veramente da realizzarsi. Alessandri ne approfitta prontamente con un bel rimbalzo difensivo all'Acqua Ravenna per riportarsi in attacco. Vedetti in palleggio, va a fare tutto da solo, riapre per Cernivani, ma capisce tutto Alessandri, intercetta il passaggio, va Alessandri, cambio di mano, realizza in sottomano Filippo Alessandri con un cambio di mano veramente di pregevole e grande fattura tecnica. Alessandri impatta anche lui con 15 punti. Vedetti nelle sorti del miglior realizzatore della gara fino a questo momento. Broglia più 6 Hotwit Virtus. Cernivani palleggio per Pensierini, su Vedetti, raddoppiato Vedetti per Broglia, 3 secondi dal termine del periodo, compazione di passi di Broglia, passi in partenza sul raddoppio difensivo virtusino che lo indice all'infrazione. C'è il time out chiesto da coach Giordani, che vuole rompere con questo time out soprattutto il ritmo alla Virtus in evidente recupero. La Hotwit Virtus che sta allungando, Giordani vuole rompere il ritmo soprattutto questo time out. Tabellini fino a questo momento: Alessandri 15, Bianchi 0, Ollei a 0, Pascolo 6, Imbro, Gerardo 8, Bianconi 0, ancora Bianconi con una giornata fino a questo momento negativa, peccato. Reali 2, Colli 12, Demin 15,
2014, Oliva 0, Akbar Ravenna con Ricino entrato, Cernivani 12, Pensierini 3, Del Vecchio 0, Bastoni 0, Rivali 3, Cicognani 14, Vedetti 15, Broglia 4, Locci 0, questo per quanto riguarda la formazione ospite. Quando mancano 2:20 al termine del terzo quarto di gioco, qui a Siena, Palafus 56, Hotspot Virtus Siena 51, Akbar Ravenna, questo big match della ottava giornata del girone di ritorno di regular season del campionato di NB maschile, quarta serie nazionale. La bella Virtus quest'oggi, dopo l'altrettanto bella partita vinta sabato scorso nell'anticipo sull'infuocato campo del Palafreo di Firenze contro la squadra, una delle squadre più in forma del momento, vale a dire l'Elegant Firenze. Alessandri, palleggio, supera la metà campo, nonostante la guardia molto stretta dei rivali, rimesso in campo nonostante il quarto fallo, nonostante il terzo fallo anche per rivali. Gerlando improper, Thomas Demi, guardato molto stretto da Locci, anche lui tornato in campo da pochi secondi al posto di Broglia. Imbro costringe al fallo, no, viene, non è del nostro avviso, però non è del nostro avviso l'arbitro Canazza di Solesino, che sanziona del doppio palleggio. Gerlando Imbro, al nostro avviso c'era fallo in precedenza su l'atleta di Porto Empedocle, che non è del nostro avviso, due signori che dirigono la gara quest'oggi. Intercettacolo, passaggio troppo telefonato per Pensierini da un attentissimo Filippo Alessandri, che va a penetrare scaricando su Gerlando Imbro da tre punti. Gerlando realizza, Gerlando Imbro, undicesimo per l'atleta siciliano, allunga la Virtus sul più 8, 1:30 termine del terzo quarto, 59-51 per una Virtus dominante in difesa e costringe anche al fallo antisportivo Cicognani, un attentissimo Gerlando Imbro che gli aveva rubato il pallone. Cicognani, fallo antisportivo, è il terzo per Cicognani, quindi possesso per la Virtus, tiri liberi per Gerlando Imbro e poi possesso per la Virtus. La Virtus sta crescendo in maniera incredibile in questo terzo quarto di gioco, ancora di più di quello che aveva fatto nei primi due quarti in difesa, con tanti recuperi dei suoi esterni soprattutto. Questo di Gerlando Imbro, importantissimo, Gerlando che ha messo a segnare una bomba fondamentale qualche secondo fa, realizza il primo a sua disposizione Imbro, 13° per Gerlando, ancora un'altra possibilità per l'atleta siciliano, 2-2, 14° più 10 Hotspot Virtus, 61-51, possesso per la squadra di Piazzetta Don Perugatti per il fallo antisportivo assegnato a Cicognani dopo che Imbro gli aveva rubato il pallone. Imbro l'atleta di questo terzo quarto di gioco in casa Virtus, ma tutto il quintetto Virtus lo sta dando al massimo in difesa e in attacco. Cambio, Cicognani in panchina, torna Broglia con il numero 18, in casa Akbar Ravenna. 18 secondi, rimessa in proiezione offensiva per la Cosmete Virtus, proprio Gerlando Imbro per via Francesco Oliva, per Filippo Alessandri, 1:10 al termine del terzo quarto, 6-1, 5-1, più 10 Cosmete Virtus. Alessandri dalla lunetta, forza al tiro, sbaglia, peccato, un po' forzato questa interpretazione del tiro di Alessandri nella circostanza. Locci serve un bel passaggio a Broglia che da sotto realizza, bella azione di Ravenna con Broglia che totalizza il suo sesto punto fino a questo momento, più 8 Hotspot Virtus, 50 secondi al termine del terzo quarto. Alessandri supera la metà campo nonostante la ferrea marcatura di rivali e soci. Rivali ha qualcosa da ridire, non sappiamo cosa, per l'ennesima volta Alessandri era andato via anche a lui. Riprende il gioco con Alessandri ancora a possesso del pallone, Pensierini su di lui, servito Andrea Holly, spalle a canestro, bel movimento di Holly che va al tiro e costringe al fallo la difesa di Ravenna. Fallo di Broglia, terzo per il lungo Ravennate, rovero fermo quindi per Colli che può superare i due tiri liberi, avendo Ravenna oltretutto superato il bonus di 4 falli di squadra. Realizza il primo Andrea Holly, 13° per l'atleta friulano della Hotspot Virtus Siena, più 9 per la squadra di Avivaldi, 34 secondi al termine del terzo, 2-2 per Colli, 14 anche per lui. Cambio, un po' di riposo per Alessandri in vista del rush finale, torna Bianconi,
e anche De Mini per un po' di riposo. Torna Reali, abbassa un po' qui dietro Reali, Vezzosi. Torna Locci in campo anche per l'Acqua Ravenna, così come Benedetti. Arriva in palleggio, più 10 con Sweet Virtus, 12 secondi per andare al tiro per Ravenna, 20 sul tabellone. Maglia Broglia, ma giunge il pallone in qualche modo nuovamente nelle mani di Benedetti per l'Acqua Ravenna, che può andare fino al termine, 12 secondi al termine del terzo quarto. Broglia da 3 punti, attenzione, sbaglia Broglia, Pensierini appoggia al tabellone sul rimbalzo, sbaglia, 2 secondi, Gerlando in Broglia, tiro dal centrocampo, Gerlando, e canestro! Canestro di Gerlando in Broglia dal centrocampo, strepitoso, stratosferico, un Gerlando in Broglia semplicemente lunare, spaziale, 17° punto per Gerlando in Broglia, si va al termine del terzo quarto, sul più 13 per la squadra di Via Vivaldi, tutti in piedi qui al Pala Corzoni. 66-66 Hotspot Virtus Siena, 53 Akmar Ravenna. I tabellini fino a questo momento: in casa Hotspot Virtus Siena, Alessandri 15, Bianchi 0, Olleia 0, Pascolo 6, Gerlando Imbro 17 punti con 3 su 6 nelle bombe. Bianconi 0, Reali 2, Colli 14, Demi 14, Oliva 0. In casa Akmar Ravenna, Cernivani 12, Pensierini 3, Del Vecchio 0, Bastoni 0, Rivali 3, Cicognani 14, Benedetti 15, Broglia 6, Locci 0. Questo per quanto riguarda la formazione ospite. Sul più 13 Hotspot Virtus Siena si va all'inizio dell'ultimo quarto di gioco. Gerlando Imbro ha realizzato un canestro impossibile con due persone addosso dal centrocampo, che ha dato il più 13 a un Hotspot Virtus, e questo terzo quarta ha giocato in maniera splendida in difesa con grande aggressività, coraggio, aggiungo io anche tanto coraggio, tanta aggressività e tanta voglia di dare del filo da torcere alla quotatissima Akmar Ravenna, la squadra che fino a questo momento ha perso la sola partita in questo campionato. Torna qui dietro Virtusino in campo con un Gerlando Imbro trascinatore, con anche la bomba di prima del suo canestro da centrocampo, due tiri liberi importanti. Torna qui dietro Virtusino con Colli, Demin, Oliva, Alessandri e Gerlando Imbro, qui dietro dell'Acqua Ravenna con Rivali, Benedetti, Broglia, Cicognani e credo il numero 5 Cernivani a completare lo starting 5 della capolista Acqua Ravenna. Si riparte, ricordo gli arbitri che sono Calazza di Solesino, Alessandro Vantini di Verona, una delle coppie più esperte del campionato di NB in ambito nazionale. 10 secondi al termine di questa gara che la Virtus deve vincere in tutti i modi per continuare a sperare nell'ammissione alle prime, con le prime 8 squadre che andranno a disputarsi a fine regular season la promozione al campionato di NA del prossimo anno. Alessandri riprende il gioco, intercetta per un attimo Benedetti ma non trattiene, pallone Valdi fuori del rettangolo di gioco, ancora Virtus in attacco con soli 17 secondi però. Alla rimessa se ne occupa Andrea Colli, guardato a tutto campo dal pari ruolo Cicognani, Alessandri, guardato molto dentro da Rivali, Alessandri in penetrazione, si arresta, Alessandri, finta, al tiro Alessandri dalla lunetta, il controtempo, bella azione di Alessandri con un tiro difficile, il controtempo, che va a buon fine, 17 punti per un Alessandri altrettanto monumentale, così come 17 per di Gerlando Imbro, fallo di Oliva. Terzo fallo per Pier Francesco, utilissimo il suo apporto in difesa, come dicevo prima non si è visto in attacco, ma grande il suo apporto in difesa. Sul più 15, più 15 Hotspot Virtus, 68-53. Vezzosi indica lo schema difensivo che proprio i ragazzi devono attuare in campo, difesa virtusina che ha funzionato molto bene nei primi due quarti di gioco in maniera stratosferica nel terzo. Con Ravenna ferma solo 53 punti, la squadra che ne fa 80 di media partita. Broglia riapre per Benedetti, finta da 3 punti, entra in lunetta in linea esterna per Cernivani da 3 punti. Cernivani realizza il suo 15° punto, il forte esterno Ravennate che ridà un po' di speranza all'Acqua Ravenna, sotto comunque di 12 punti. 9 minuti e 5 secondi al termine di questa gara. Con Gerlando Imbro, palleggio Gerlando Imbro, guardato molto detto da Cernivani.
Roy palleggia ancora raddoppiato, riapre per Thomas Demi, 5 secondi, Demi da 3 punti, è sul ferro il tiro di Demi controllato da Cernivani. Su Rivali che supera la metà campo, velocizza il gioco Ravenna con Broglia che va in penetrazione molto veloce a realizzare una bella conclusione per Ravenna. Broglia 8 punti, parziale di 4-0 per la formazione ravennate, sotto comunque sempre di 10. Va Alessandri, sfortunato, comunque conclusione acrobatica un po' forzata di Alessandri, sfortunato peraltro. Broglia e palleggio, fallo di Imbro. Gerlando Imbro al fallo. Secondo fallo per Gerlando, artefice del break di 13 punti con il quale la Hotspur Virtus ha concluso il terzo quarto di gioco. Chiama minuto coach Vezzosi per rompere soprattutto il ritmo a Ravenna, il recupero autrice di un break fulmineo, di un mini break fulmineo di 4-0 alla formazione di coach Giordani. Subito interrompe il gioco coach Vezzosi per frenare il ritmo, il recupero all'Acma Ravenna. Più 10, 68 a 58, oltre 26 al termine di questa gara, come dicevamo, non ci stancheremo mai di dirlo, fondamentale per il proseguo del campionato virtusino e le speranze di ambizione alle prime 8 squadre che andranno a disputarsi a fine regular season i playoff per la promozione al campionato di NA del prossimo anno. Una gara da vincere anche perché sabato prossimo c'è una trasferta proibitiva, quella di Montegranaro contro, diciamo, Montegranaro 2. La poderosa Montegranaro che qui a Siena dette del filo da torcere fino all'ultimo secondo alla Hotspur Virtus che vince solo di 6 punti proprio a fil di sirena. Intercettato per un attimo il passaggio da Alessandri, non trattiene, torna al possesso del pallone la formazione di Ravenna che va al tiro da 3 punti con il numero 5 Cernivani, realizza il 18° per Cernivani. Contro break di 7-0 per Ravenna, 6-8-6-1, più 7 per la Hotspur Virtus con Colli, bel momento di Colli che va al tiro in semicaccia al centro dell'area, sbaglia Colli sulla buona azione difensiva operata dai lunghi di Ravenna nei suoi confronti. Vedetti in palleggio, guardato molto da Oliva, Vedetti attende lo schieramento dei compagni, blocco di Broglia. Ancora Vedetti va in penetrazione, a fallo tutto da solo, appoggia, sbaglia, ma c'è il fallo di Colli, credo. Terzo per Andrea Colli, torna in panca Oliva, al suo posto Marco Pascolo. C'è bisogno dei tiri di Pascolo per scardinare la difesa di Ravenna che è tornata a farsi molto aggressiva in questo inizio di ultimo quarto di gioco. Un numero fermo per Vedetti con due tiri liberi. Realizza il primo Vedetti 16. Due su due per Vedetti. Con il 17° del giocatore in maglia numero 11 dell'Acma Ravenna. Break di 10-0 della capolista che torna a soli meno 5 punti di svantaggio sulla Virtus. Si è un po' bloccata. Colpisce anche la difesa di Ravenna, è tornata veramente a faccia aggressiva. Cerca di battere la Demini con un tiro da 2 punti che è cortissimo, contrasta Andrea Colli, Cicognani al rimbalzo, resta per un attimo Andrea Colli, un forte urto tra due lunghi molto pesanti di entrambe le formazioni, si rialza fortunatamente anche Andrea Colli, fallo di Cicognani, quarto fallo per Cicognani, siccome quattro sono quelli di Bastoni in casa Acma Ravenna. Quindi ancora possibilità offensiva per la Virtus con 24 secondi a disposizione del quintetto di Via Vivaldi. 7-23 al termine, recupero break di 10-0 dell'Acma Ravenna. 68-53 il punteggio era. Filippo Alessandri finta da 3 punti. Sferma Alessandri per Demin in posizione di guardia. Demin in palleggio, va a penetrare, si arresta la lunetta, bella finta di Demin, sotto mano, realizza, bel canestro di Thomas Demin. 16° per l'atleta friulano della Hotspur Virtus che torna a più 7, 7 minuti esatti. Cernivani per Vedetti, servito Broglia da sotto, realizza con un po' di fortuna nonostante il raddoppio di Colli e Demin. Broglia 10° per il centro titolare di Ravenna,
più decente titolare di Ravenna, Broglia, Cicognani, entrambi in campo. Cicognani con 4 falli peraltro. Colli sul più 5 contro Vitti Virtus, 6.35 al termine. Gerlando Imbro a penetrazione, si arresta la lunetta, bel tiro di Imbro, sfortunato. Niente di fatto per la Hozzo di Virtus, Imbro resta fermo comunque a 17 punti. Rivali sul più 5 contro Vitti Virtus, break 10-0 dicevamo della Virtus, con Broglia va a penetrazione. Contrastato da Demin e Marco Pascolo, sbaglia Broglia, un tiro peraltro non molto difficile. Rimbalzo della Virtus con Filippo Alessandri, supera la metà campo. 6 minuti al termine della gara. Penetrazione di Filippo Alessandri, scarica, bel passaggio dentro la schiena per Colli che si gira ma commette frazione di passi. Andrea Colli sul pronto raddoppio di Cicognani e Broglia. Cade nel raddoppio Andrea Colli e commette una banale frazione di passi. 6 minuti e un secondo al termine della gara, 70-65 più 5 per i ragazzi di Vivaldi. Break di 10-0 di Ravenna che si è subito riportata pienamente in gara. Ravenna era sotto anche di 15 dopo il primo minuto dell'ultimo quarto. Fulminio break grazie soprattutto alle bombe da 3 punti ma anche alla buona difesa tornata ad essere pungente come aveva fatto nei primi due quarti l'Acqua Ravenna. 70-65, 6 minuti e un secondo al termine di questa gara. Tabellini, casa Virtus, Alessandri 17, Bianchi 0, Lei a 0, Pascolo 6, Imbro 0, Bianconi 0, Reali 2, Colli 14, Demin 16, Oliva 0, casa Akmar Ravenna, Cernivani 18, Pensierini 3, Del Vecchio 0, Bastoni 0, Rivali 3, Cicognani 14, Vedetti 17, Broglia 10, Locci 0, tornano Vitetti in campo, Gerlandi Imbro, Pascolo, torna Pascolo. Alessandri, Colli e Demin, Rivali, Cernivani, Broglia, Cicognani con 4 falli e Pedetti in campo per l'Acqua Ravenna, il tentativo di recupero ulteriore della formazione ospite. Broglia per Cicognani, palla persa sul raddoppio di Colli e Demin da Cicognani, recupero del pallone in maniera definitiva di Filippo Alessandri a riproporre prontamente l'azione offensiva virtusina. Sul più 5 per i ragazzi del presidente Bruttini, va in penetrazione Alessandri, scarica, un bel passaggio per Colli, bel movimento di Colli che va a realizzare nonostante il raddoppio difensivo di Broglia e Cicognani, un canestro importante per Andrea Colli, 16, buon bottino anche per il lungo friulano della Hotspot Virtus, Vedetti subito da 3 punti e corto tiro di Vedetti, lo invita al tiro la difesa virtusina, sbaglia Vedetti, bel rimbalzo di Marco Pascolo, più 7 Virtus, 5 minuti e 4 secondi al termine. Con la squadra del presidente Bruttini in attacco, con Filippo Alessandri che non era al meglio ma è stato artefice ugualmente di una buona partita fino a questo momento, servito Colli, fermato da Broglia in antisportivo, strattonato visibilmente Andrea Colli da Broglia. Fallo antisportivo di Broglia nei confronti di Andrea Colli che gli era andato via, non ha potuto far altro che strattonarlo fallosamente. Broglia che esce per 5 falli nella battaglia della gara. Broglia, tanti rimbalzi in difesa, 10 punti per il lungo, il secondo lungo dell'Acqua Ravenna che chiede minuto sul più 7 Hotspot Virtus, 4.53 al termine. Questa gara del campionato di NB che vede impegnata la Hotspot Virtus contro la lanciatissima Acqua Ravenna che fino a questo momento aveva perso solo una gara in campionato. La Virtus deve vincere oggi per continuare a sperare nella missione alle 8 squadre che andranno a disputarsi playoff a fine regular season. Dovrà farlo probabilmente e aspettare anche la concomitanza di risultati favorevoli fuori dagli altri campi anche sabato prossimo in quel di Montegranaro, ma intanto pensiamo ad oggi ovviamente perché Ravenna è sempre in agguato, la squadra che dopo il primo minuto dell'ultimo quarto di coach Giordani era sotto di 15 con un break fulminio di 10-0 è tornata pienamente in panchina in partita sul 70-65, ho detto 72-65, 4-53 al termine. Pascolo, Gerlando Imbro, Andrea Colli, Thomas Demin e Filippo Alessandri in campo per la Hotspot Virtus. Rivali, Pensierini che torna in campo, Cernivari,
Cicognani e Vedetti per l'Acqua Ravenna, con Rivali che ha qualcosa da ridire con il primo arbitro Solesino di Padova. Ricordo l'altro arbitro del Bantini di Verona. Un opero fermo con Andrea Colli in lunetta, poi possesso per la Virtus per l'antisportivo di Broglia. Realizza due tiri liberi, entrambi da parte del Lugo della Consulente Virtus, e sale a 18 punti, miglior marcatore della gara. Possesso per la Virtus, dicevamo, sul più 9 per i ragazzi di Vezzosi. Pascolo in posizione di guardia, riceve, si arresta la lunetta, Marco Pascolo realizza! Marco Pascolo, freddissimo, l'atleta di Hovroibo che realizza il canestro del nuovo più 11 per la Hotspur Virtus, 7-6-6-5 per i ragazzi di Vezzosi. Cernivari in palleggio, guardato molto stretto da Gerlando in blocco, che non gli dà spazio. Cernivari in palleggio, va a penetrare sul raddoppio difensivo, costringe al fallo, raddoppio difensivo degli esterni virtusini, costringe al fallo Alessandri. Primo fallo per Filippo. Rivali che ha ancora qualcosa da ridire con Alessandri, un fallo di gioco, può capitare. Si è lasciato prendere dal nervoso Rivali, peccato, un giocatore esperto oltretutto. Comunque due tiri liberi per Cernivari. Già artefice di una buona prestazione, eccellente prestazione, con 18 punti fino a questo momento. Restano 18 per l'errore dalla lunetta di Cernivari, 4-20 al termine. Realizza 19 per Cernivari, miglior marcatore della gara fino a questo momento. Alessandri, nonostante il raddoppio degli esterni, pari ruolo di Ravenna, supera un'autorità alla metà campo, sul più 10 Virtus, 7-6-6-6. Alessandri per Pascolo su Gerlando Imbro, palleggio Gerlando Imbro su Andrea Colli dalla lunghissima distanza, sfortunato Andrea Colli, il pallone balla sul ferro ed esce, va subito Vedetti in contropiede a riaprire il gioco per Ravenna, attende il rientro dei compagni per Cernivani, subito da tre punti, attenzione alla bomba di Cernivani che va, 22esimo per Cernivani, subito pronto al passaggio sbarcante di Vedetti, l'ha trovato libero Cernivani, riporta sotto Ravenna su 70-69. Rivali ancora fallo su Alessandri, immarcabile per i pari ruolo di Ravenna quest'oggi, fra bastoni Rivali hanno commesso un'infinità di falli su Alessandri. Rivali quarto fallo peraltro. Gerlando Imbro per Andrea Colli, bel passaggio per Thomas De Mick, che si prende però una bella stoppata di Cernivani. Però palla perde Ravenna, palla persa da Ravenna, ingenuamente peraltro da Cicognani. Palla persa in maniera ingenua da Ravenna, un bel regalo per la Virtus, però deve approfittarne. De Mick si era preso una bella stoppata da Cicognani, ma Ravenna non ha saputo mantenere il possesso del pallone. Andrea Colli va in penetrazione, si arresta a fine del periodo, ma recupera per un attimo Pascolo, il pallone che va al di fuori del rettangolo di gioco, l'ultimo a toccare è proprio Marco Pascolo, peccato. Sul più 7 Hotspur di Virtus, ancora tutto può succedere, un'eternità al termine di questa gara. 3-15 al termine, 7-6 Hotspur di Virtus, 6-9 Akbar Ravenna, sempre sotto, sempre alle costole della squadra di Hoccio Vezzosi. Vedetti per Rivali, con 4 falli Rivali in campo, Vedetti schiaccia, passaggio per Pensierini, raddoppiato Pensierini su Vedetti, sì, Vedetti per Pensierini, finta da 3 punti, Pensierini è corto il tiro, bel rimbalzo di Imbro, fra una selva di braccia protesi, Gerlando Imbro toglie dal pericolo l'area virtusina. 2.45 al termine, Alessandri per Gerlando Imbro, adesso serve Thomas Devin su Filippo Alessandri, servito un bel passaggio sbarcante Andrea Colli da uno splendido Filippo Alessandri. Colli realizza il suo 20esimo punto, ma splendido il passaggio sbarcante di Filippo Alessandri, che lo ha trovato pronto in taglio. Time out chiesto da coach Giordani della Akbar Ravenna. Ricordo quali sono le altre gare in programma per quest'oggi, dopo che negli anticipi di ieri la
riduttore, tramite riduttore di scelta, ha perso in casa contro le officine creative Supernova Montegranaro, prossimo avversario della Virtus, mentre la poderosa Montegranaro ha perso in casa contro la Globo Ancona, squadra in grande ripresa. Quest'oggi Missardi Montecatini, Colzubit Costone Siena, Colzubit Virtus Siena, Acma Ravenna, Basket Rimini contro Enegan Africo Firenze, Elettromeccanica Moderna Cecina, Don Bosco Livorno, la Falegnamia del Fiorentino, Computer Grosso Empoli e da Torino Civitanova Marche, Golden Gas Senigallia. Questo è il programma per quanto vale, per quanto riguarda questa ottava giornata del girone di ritorno del campionato di NB quarta serie nazionale. Ma torniamo alla gara qui del Pala Corzoni, dove sale alla passione, sale alle stelle la passione dei tifosi virtusini, che gremiscono in ogni ordine di posto, che gremiscono in ogni ordine di posto di spalti del Pala Corzoni. Rimessa in gioco da Ravenna, che ritorna in campo con Bastoni, va a Bedetti a scaricare per Bastoni, stoppato Bastoni da Gerlando Embro, ma fallosamente fallo di Gerlando Embro. Terzo fallo per Gerlando, mette liberi a gioco a cronometro fermo per Bastoni, tornato in campo da pochi secondi. Baglia Bastoni, resta fermo a zero Bastoni, uno dei pochi giocatori di Ravenna che non ha segnato. Bastoni 0 su 2, importantissimo rimbalzo di Thomas De Mico, un Bastoni che grazie alla Virtus con questo 0 su 2 dalla lunetta, Virtus può tornare con il vantaggio in doppia cifra, 2-15 al termine, 7-8 Hotspot Virtus, 6-9 Acma Ravenna. Pascolo in posizione di guardia per Thomas Colli, che gli ritorna al passaggio, Pascolo contro la tripla, ma conquista un rimbalzo importantissimo Andrea Colli, che ridà 24 secondi di possesso offensivo alla Virtus con Thomas De Mico che rallenta il gioco, serve un bel passaggio Marco Pascolo e costringe al fallo Cernivari, scusate, bravo Marco, terzo fallo per Cernivari, ma bravo Marco Pascolo a farsi trovare smarcato in taglio. Schema ben eseguito dalla Hotspot Virtus, cronometro fermo per Marco Pascolo con due tiri liberi a disposizione dell'atleta Nico Troipo e possono dire molto, realizza Pascolo, nono punto per Marco, più 10 nuovamente per la Hotspot Virtus, 7-9-6-9, 1-54 al termine, cronometro fermo per la seconda opportunità della lunetta per Marco Pascolo, realizza 2 su 2 per Marco Pascolo che con il suo decimo punto riporta a più 11 la Hotspot Virtus, con Bedetti che va in penetrazione a fare un tiro da solo, sbaglia Bedetti sul raddoppio difensivo di Pascolo e Demin, tocca al pallone Bedetti, Demin, esce Filippo Alessandri dal centro del campo, nonostante il raddoppio degli esterni di Ravenna che chiedono l'infrazione di campo, forse hanno anche ragione, comunque Alessandri solo 7 secondi per andare al tiro con Gerlando di Bo da 3 punti, Gerlando sul primo ferro, Pascolo al volo, replica al volo Marco Pascolo in tapino, canestro importantissimo, un Pascolo superlativo quest'oggi con il 12° punto per l'atleta di Hodroy, poi ridà più 13 alla Virtus, adesso subito però Cernivari realizza il suo 24° e ridà speranze all'Acma Ravenna, 1:10, più 11 per la Hotspot Virtus, supera con autorità la metà campo, Gerlando Embro in palleggio, la doppiata Embro per Filippo Alessandri, 1 minuto esatto, più 11 Hotspot Virtus, 82-71 il punteggio per i ragazzi di Vivaldi, va Alessandri in presentazione a scaricare per Gerlando Embro, su Marco Pascolo la tripla che può chiudere, chiude Marco Pascolo, 15° per Marco Pascolo, chiama timeout Giordani, più 14 grazie a questa tripla di Marco Pascolo che con il canestro al volo di prima in tapin ha conquistato per la Virtus 5 punti importantissimi, non c'è time out, avevano segnalato erroneamente gli arbitri il time out, niente di fatto, non avevamo interpretato neanche noi qui dalla tribuna stampa cosa avevano detto gli arbitri, comunque più 14 per una Hotspot Virtus stellare negli ultimi due quarti, 45 secondi, 18 per Ravenna per andare al tiro, sul più 14 per i ragazzi di Vivaldi, Bedetti da sotto realizza 19° punto per Bedetti, più 12 Hotspot Virtus, ma solo 37 secondi al termine per questa gara fondamentale per il proseguo del campionato virtusino, come abbiamo più volte segnalato e ricordato,
11 secondi per andare al tiro. Alessandro ancora possesso del pallone su Thomas De Vito, da 3 punti e sul tabellone realizza con fortuna Thomas De Vito, con fortuna, ma ha ragione lui perché totalizza oltretutto il suo 19° punto. 14 secondi più 15 Virtus, tutti in piedi qui al Palacorzoni, con Cicognani che sbaglia quando mancano 6 secondi. Andrea Holly trattiene il pallone, tutti in piedi tra gli applausi scroscianti del pubblico di Fede Virtusina. La sirena sancisce il risultato finale di Kozubit Virtus Siena 88-73 Akmar Ravenna, tutti in piedi qui al Palacorzoni. Kozubit Virtus Siena con i seguenti tabellini finali: Alessandri 17, Bianchi 0, Olleia 0, Pascolo 15, Imbro 17, Bianconi 0, Reali 2, Colli 20, Demin 19, Oliva 0, Akmar Ravenna, Ricci non è entrato, Cerdivani 24, Pensierini 3, Del Vecchio 0, Bastoni 0, Rivali 3, Cicognani 14, Benetti 19, Broglia 10, Locci 0. Siamo in chiusura, la Virtus torna a sperare nell'ambizione delle prime 8 squadre che andranno a disputarsi dopo la regular season i playoff per la promozione alla DNA del prossimo anno. Entusiasmo alle stelle del pubblico di Fede Virtusina, l'appuntamento con il campionato DNA per quanto riguarda la Kozubit Virtusina per sabato prossimo in anticipo a Montegranaro contro la poderosa, la squadra che all'andata ha fatto soffrire molto la Virtus sul proprio campo, ma la Virtus vinta oggi è capace di qualsiasi risultato a questo punto. È tutto qui dal Palacorzoni, da Stefano Bonci, la più cordiale buonasera. Post partita di Kozubit Virtus Siena Akmar Ravenna, siamo qua a commentare una strepitosa impresa della Virtus che ha battuto la capolista Ravenna, che fino a questo momento aveva perso solamente una partita sulle 22 giocate. Umberto Vezzosi, coach della Kozubit Virtus Siena, sicuramente stasera la migliore prestazione dell'anno, una Virtus strepitosa. Sì, è stata veramente una grande partita, giocata con intensità contro un avversario fortissimo che tra l'altro ha recuperato Rivali, che ha giocato tutta la partita. Mi spiace per l'assenza di Francesca Moni, avrei abbracciato volentieri, però non bisogna mai dimenticare, anche a noi ci mancava Marco Cucco e da diverso tempo Luca Martignago, quindi in questo momento tutte le squadre hanno assenze importanti e si vede proprio lì la forza di Ravenna, che ha giocato senza mai mollare. Noi abbiamo disputato una partita strepitosa dal punto di vista dell'intensità. Io avevo detto ai miei che non avevamo niente da perdere, l'unica cosa da perdere era se non ci avessimo provato. E per vincere dovevamo pareggiare la loro intensità, sempre aggredire i loro portatori di palla, fare un gran lavoro di taglia fuori e correre. E questo l'hanno fatto, sono stati veramente bravi. Io qualche volta l'ho anche criticati i miei perché non vedevo la giusta mentalità. Devo dire, dal girone di ritorno in poi stiamo tenendo un passo eccezionale. Abbiamo sconfitto la prima e la seconda in classifica una dietro l'altra. Abbiamo giocato tre partite molto difficili, come è una serie di partite, scusate, difficili. Abbiamo avuto Montecatini, Cento, Cecina, Castelfiorentino, cioè c'era il rischio di non raccattare nemmeno un punto, come era successo all'andata, e invece ne abbiamo vinte 4 e siamo adesso ancora fuori da playoff, ma questo ci interessa relativamente. Quello che ci interessa è capire in questo momento a livello di gioco e di intensità siamo una squadra a playoff. Vediamo le prossime partite, a partire dalla prossima a Montegranaro contro una squadra in forma che ha dato 30 punti a 100 a casa propria, però insomma, se lavoriamo bene nessuna partita ci viene preclusa. Questa sera la Virtus, oltre alla vittoria, ha dato un grande segnale al campionato, perché Ravenna non l'aveva battuta praticamente nessuno tranne Ancona, ha battuto Ravenna, ha battuto Firenze, ha battuto Cecina sul proprio campo, e adesso dove vuole arrivare questa Virtus? Ma intanto Ancona, Ravenna, scusate, aveva perso Ancona, ma una partita molto strana, senza Rivali, è dominata per tre quarti, perché Ravenna vinceva 53-30, quindi poi probabilmente
già pensavano di aver vinto, lo so. Questa è stata la prima partita in cui la capolista è stata, diciamo, affrontata faccia a faccia e battuta meritatamente. Ripeto, Ravenna rimane la squadra più forte, la squadra che merita di vincere il campionato, perché quando una squadra domina così non è nemmeno giusto rimettere tutto tutto nei playoff. Però noi in questo momento, diciamo, ci godiamo questa vittoria senza montarci la testa, ma quello che mi interessa di più è che si veda il lavoro che lo staff, tutto lo staff, da noi allenatori, dai fisioterapisti, preparatori atletici, medici, tutti, sta facendo all'inizio dell'anno. Una grande crescita che dimostra la qualità del nostro lavoro e l'impegno dei ragazzi, che sicuramente stanno aumentando anche quello che può essere il loro valore per, diciamo, per i prossimi campionati.